abbiamo voluto mettere sullo sfondo l'obbrobrio di queste tre palazzine che sono degli quasi grattacieli, che sono a 6, 7 piani, 8 piani, e che sono previsti al massimo 2 o 3 piani, sì, in due palazzine. E quindi ecco, hanno sfregiato tutto quello che c'era rimasto di valido nel parco di Veientano, parco Volusia. Volusia, e qui ne vediamo gli scheletri incompleti, e che mai saranno probabilmente completati. Ma non lo sappiamo, diciamo che se li hanno fermati c'è una ragione. Dobbiamo sempre dire che in questo paese se si muove qualcuno e qualcosa si muove con il debito ritardo. Ricordiamo che queste palazzine erano state vietate da una disposizione del parco di Veio, entro il quale soggiace questo parco che si chiama Parco Volusia. Erano state vietate perché all'atto necessario e obbligatorio della conferenza dei servizi il costruttore non aveva convocato la rappresentanza del Parco di Veio. Ma guarda caso. In assenza dell'autorizzazione non si può costruire, non solo, ma non si può costruire nemmeno perché lì c'è un reperto archeologico. Vabbè. Detto questo, entriamo nel nostro discorso. Il nostro discorso però incomincia rendendo onore al gran dio Priapo. Chiaro? Sempre sia pregato. Come sta scassando qua? Come scrive Plotino. Egli è... da non confondere con Platone. Sì, esattamente. Che Platone è del 380-400 avanti Cristo. E quell'altro è 300 dopo... Quindi sono 700 anni di differenza. Esatto. Egli è in verità ineffabile, poiché qualsiasi cosa tu dica, tu dici sempre qualcosa, ma l'espressione al di là di tutto e al di là della santissima intelligenza è di tutte le espressioni la sola vera, perché non è un nome diverso da lui, né è una cosa fra tutte le altre, poiché nulla veramente possiamo dire di lui, ma dentro i limiti del possibile cerchiamo di dare così fra di noi un cenno su di lui. Questo è Plotino, scritto sulle Enneadi, e che riguarda appunto lui, che lui non è Yahvé, ricordiamocelo bene. Yahvé è una sovrapposizione violenta e truffaldina. Noi siamo per questo lui, e diamo subito la parola a Orazio. No, segui da te, perché no, qua vai. Io devo fare una bella vai, tirata. Vai, prosegui. Allora... Documento è stato sabato scorso, 4 giorni fa, abbiamo accennato ai prodromi del conflitto che ha coinvolto da una parte l'imperatore, dall'altra i vari papi, o papa se preferite. Erede sempre, di tale come si chiamava? Chi? Paolo, Paulus, Paolo fuori un piccoletto rompicoglioni. Fuori le mura. Fuori le mura, ma sono entrati dentro disgraziatamente. Proseguiamo. Ma soprattutto che diciamo, coinvolgeva in maniera subordinata e addirittura dominata anche il popolo romano, che invece fino a quel momento lì, attorno all'anno 1000 d.C., praticamente è stato completamente escluso dalla decisione della politica, sia per quello che riguarda la società civile e sia per quello che riguarda le cariche ecclesiastiche. Populusque Romanus, si dice sempre. Sì, SPQR, Senatus Populusque Romanus. Quindi non esiste solo il Senato, esiste il popolo. Infatti anche i senatori dovevano sempre avere il placet del popolo, che veniva diciamo coinvolto nelle piazze, nelle agorà, e quindi poi tutto quello che ne consegue, anche se manipolato, comunque sia c'era, esisteva come istituzione, era una funzione inalienabile della decisione politica.
era un livello, un passo inalienabile della scelta della politica, sia per quello che riguardava espressamente Roma, quello come è successo fino all'anno 220 avanti Cristo, e che poi è risuccesso a seguito del crollo dell'impero fino all'anno 1000, a partire dalle decisioni del Senato, che comunque a Roma, bisogna ricordarlo, è sempre esistito. Non è che con il crollo dell'impero il Senato non c'era più. Il Senato era una figura simbolica. Erano figure... Ricordiamoci Simmaco, ad esempio. Esatto, Simmaco, nel 440 dopo Cristo. Ricordiamoci Boezio. Beh, ancora più avanti, attorno al 500 e rotti. Quindi che vuol dire? Vuol dire che questa figura, proprio, come posso dire, tipo... simbolica, simbolico, e istituzionalizzata, ma anche filosofica, perché diciamo, annesso al concetto, alla figura del senatore, anche il carisma dell'autorità, autorevolezza del Senato, no? Anche certo, se non più dominante, anche se non più esercitante il potere del dominio, capito? Ecco. Ne parleremo il prossimo 21 aprile al Monte Sacro, in cui parleremo anche del fatto che Garibaldi, quando tentò la conquista di Roma e fu fermato dalle truppe papaline supportate dai francesi di Napoleone III, con ciò pregiudicandosi... Borbone, ricordiamoci sempre, Borbone, anche lui. Beh, mica Borbone, Napoleone III. Ah, già, Napoleone III. È giusto. Nipote di Napoleone. Nipote di Napoleone I. Che però pagò questo conto. No, diciamo, subentrò ai Borboni, che c'era stato un interregno. Sì, va bene, ecco, va bene. I Borboni, ecco, c'entravano, sì, in quel senso lì. Sì, in quel senso lì va bene. I Borboni della Restaurazione. Certo, della Restaurazione. E questa fu una restaurazione nella restaurazione. Della restaurazione. Comunque, dicevo, Napoleone III pagò lo scotto, perché poi fu sconfitto dai prussiani e pagò lo scotto, chiaro? Così impara a rompere i coglioni. Comunque, in ogni caso, faremo vedere in una cronaca scritta da un grande giornalista dell'epoca italiano, che aveva partecipato alla spedizione che poi fu disgraziatamente fermata a Mentana, e cari amici, voi potete vedere quello che abbiamo detto a Mentana circa 2-3 anni fa, quando siamo andati a fare un video proprio a Mentana, nel luogo dove sono sepolti i martiri di Mentana. E Garibaldi aveva perfettamente coscienza di quello che era successo a Ponte Sacro, a Monte Sacro. Ne parleremo, perché questo cronachista che aveva partecipato alla spedizione dei Garibaldini tratta appunto di come Garibaldi avesse coscienza di quello che era successo al Monte Sacro. Ma ne riparleremo il prossimo 21 aprile. Prego. Allora, qui ho una mia vecchia non rilegata copia del libro dei papi, non autorizzato ovviamente dalla Chiesa Cattolica, immagini, in cui sono descritti le opere massime dei massimi papi. Ti hanno messo il non imprimatur? Allora, qui bisogna ricordare sempre, come avevo accennato l'altra volta, che in quel periodo lì, in particolare, diciamo, a partire dalla caduta dell'impero fino all'anno 1300, i papi duravano in carica mediamente 4-5 anni, quando diceva bene. Perché... se non morivano prima li ammazzavano, viva Dio! Li avvelenavano, li strozzavano, li squartavano, qualcuno pure, oppure li buttavano giù dalle finestre. Dalle finestre, bellissimo! A Viterbo, sì, li defenestravano, come sì, si dice oggi con termine... mutuato dalla defenestrazione di Praga, certo, ma questo è più antico, vero? Sì. Ma i praghesi l'avevano imparato. Allora, qui ci sarebbe solo la difficoltà della scelta, come vedete, sto leggendo, perché
di infami è piena la storia della Chiesa, uno più infame. Allora, basta che sappiate che circa 250 papi, il numero esatto non lo sa nessuno, e non si sa neanche quanto fossero gli antipapa, a chi fossero gli antipapa e quelli invece regolari, no? Allora, allora aspetta, dica, dica, buon uomo. Allora, se voi andate a leggere, vi renderete conto che a partire dall'anno 800 più o meno, tutti i papa erano più o meno briganti, più o meno banchieri e più o meno imparentati tra di loro, molti imparentati anche molto vicini, in maniera molto cugini, vicina, figli, intima, padri. Allora andiamo avanti, vi elenco solo qualcuno, tipo Giovanni IX di Tivoli, allora vi leggo questo che è emblematico. Allora, figlio del nobile Rampoaldo di origini germaniche, Giovanni IX nacque a Tivoli intorno all'anno 840. All'interno della gerarchia ecclesiastica fu dapprima monaco benedettino e successivamente nominato diacono da Papa Formoso, che è uno di quelli che contano per quello per quanto infame era, ma quello lo diciamo un'altra volta, ed infine cardinale da Papa Sergio III. La sua elezione al soglio pontificio, avvenuta tra il dicembre dell'897 e il gennaio dell'898, fu dovuta molto probabilmente al fatto che, essendo di nobili origini germaniche, questo favorisse la fronda filogermanica e di conseguenza la nomina imperiale di Arnolfo, ma Giovanni IX preferì invece riconfermare la linea di accondiscendenza verso Lamberto di Spoleto e di Spoletani. Nella storia della Chiesa ce ne sono stati vari, quando Spoleto, che cos'era? Era un ducato longobardo. Bravo, è quello che spaventò a morte il papato, perché era quello che dava maggiormente fastidio dal punto di vista territoriale e militare. E il papato, di tal che il papato fu indotto a invitare Carlo Magno, re dei Franchi, e lì è nata la conquista italiana da parte dei Franchi. Questo favorì Lamberto di Spoleto, il quale, essendo già in territorio italico, poteva maggiormente assicurare al pontefice la presenza di un braccio armato. Da Spoleto a Roma c'è un giorno a cavallo, o due al massimo. Ma se la facevano fino all'uso e abuso delle automobili, se la facevano a piedi tranquillamente. Sì. Andavano tutti, ricordo che i genitori del mio suocero. È perché mia suocera è venuta da Isernia a, sì, Fiumicino a piedi. Esatto. Ci hanno messo 4 giorni. Esattamente. E il mio suocero veniva dal cuore delle Marche, i suoi parenti, i genitori, sempre a piedi. Certo. D'altra parte non c'erano altri mezzi che... Ma c'erano i carri tirati dai buoi. Certo. Allora, nella primavera, braccio armato. Nella primavera dell'898 il Papa convocò a Ravenna il concilio di 74 vescovi, il quale arrivò ad una serie di conclusioni. Perché Ravenna, sentiamo, perché Ravenna? Perché Ravenna era la Pentapoli, era la sede dell'impero. Sì, era la copertura. Era la capitale dell'impero per parecchi sì, decenni. Perché Ravenna? Perché aveva la copertura dell'imperatore d'Oriente. Dei bizantini, certo. Beh, la Pentapoli è quella, sì, sì, era vabbè, ma dobbiamo dirlo, sennò la persona non lo sa. Il quale arrivò ad una serie di conclusioni molto importanti sia dal punto di vista cristiano che dal punto di vista laico. E i punti. Il concilio annullò tutti gli atti del famoso processo del cadavere, per il quale il corpo di Formoso fu precedentemente riesumato e le spoglie profanate e gli incartamenti furono bruciati sulla pubblica piazza. Formoso era un delinquente vero, ma gli altri no. Ma lui era platealmente infame. Vabbè, ma fino all'altro ieri, ma non hanno seppellito
il capo in testa della banda della Magliana. E certo. E allora, lo stesso Formoso fu totalmente però riabilitato. Furono perdonati i vescovi di Albano, di Porto, di Velletri, di Gallese, di Orto e Tuscania. Carino. Orto era Orte all'epoca. Certo. Tutto attorno a Roma perché la diocesi, diciamo, attorno a Roma era quella che stava riemergendo dal fosco e nero medioevo che aveva circoscritto l'attività sociale all'interno delle mura. Certo. E Adriano VI fu uno di quelli che appunto il primo papa fra quelli che poi ricominciarono a riutilizzare il contado, perché anche per la coltivazione era stato tutto abbandonato. Certo. Per le incursioni dei vari signorotti locali o internazionali. Appunto. Ricordiamoci sempre che anche in quell'epoca lì ci sono state le invasioni degli Ungheri, degli Slavi e così via, quindi certo. Non erano finite le invasioni. Come oggi. Quindi è un altro tipo di invasioni, ma proprio ieri hanno fatto vedere la maniera con cui la Camorra o la mafia, tanto gli invasori, cioè gli schiavi negri, se li dividono tra di loro e trattano questa gente che deve raccogliere la frutta e verdura, no? Uh-huh. Dice lasciano arrivare tutti questi migranti, te credo, e li fa, se lo spartiscono tra di loro, una parte ai preti, una parte tra 'Ndrangheta, Camorra e mafia. E Sacra Corona Unita. Sacra Corona Unita e altre organizzazioni affini, è sempre molto, molto religioso. Non riusciamo a concludere niente. Quindi furono perdonati i vescovi, che dicevamo, dopo un atto di sottomissione e la pubblica dichiarazione di aver subito minacce di morte se non avessero partecipato allo stesso processo e la conseguente risoluzione. Certo. Furono scomunicati però al contempo. E se vuoi la soluzione, furono però bacia pure sto cordone. Furono però scomunicati al contempo anche però i vescovi di Ceri, di Cerveteri o Cere, i preti di Benedetto e Marino e i diaconi Leone, Pasquale e Giovanni per aver ordito con l'inganno l'ignobile processo. Fu annullata poi anche la funzione dell'imperatore Arnolfo, in quanto carpita ed imposta in malafede allo stesso Papa Formoso. Fu riconfermata invece l'elezione imperiale di Lamberto, duca di Spoleto. Infine fu ribadita la completa autonomia della Chiesa nell'elezione del proprio pontefice, come dicevamo l'altra volta. Tant'è vero che, come dimostrato dall'elezione di Pio X, parlo di Pio X, degli altri non parlo, tutto era fuorché autonomo. Comunque, andiamo avanti. Alla fine del concilio Lamberto incontrò il pontefice Ravenna e rinnovò la sua promessa di restituire tutti i territori appartenuti alla Chiesa stessa. Purtroppo il gran lavoro svolto da Giovanni IX, che fra l'altro qua passa per essere un papa regolare, in realtà era la papessa Giovanna. La famosa papessa. Papessa Giovanna, qui lo travisano perché le fonti ufficiali non lo riconoscono, certo. Però fonti ufficiose molto accreditate e sostenibili denunciano questo fatto di questa presenza di questa donna al soglio del papato per circa 3 anni, a contatto del Cristo. Quindi il gran lavoro svolto da Giovanni IX fu rimesso totalmente in discussione quando nell'agosto del 999 la penisola fu invasa dagli eserciti ungari, come dicevo prima, esattamente. Me lo ricordavo. Berengario tentò di opporsi costituendo un esercito con i feudi di Verona, Modena e Pavia, ma proprio sulle rive del Brenta, nei pressi di Padova, il suo esercito fu letteralmente sopraffatto dagli invasori e l'invasione poté proseguire anche grazie alla morte di Lamberto di Spoleto, ricordiamoci sempre, avvenuta per una caduta da cavallo nel bosco di Marengo, dove allora a Marengo c'erano i boschi, certo. L'attuale Piemonte. E a quella di Arnolfo, avvenuta nel novembre dello stesso anno. Dove è avvenuta una grande battaglia, comunque. Marengo, certo. Marengo e Pastrengo, no? No, sono due cose differenti.
sì. Marengo Napoleone, certo. Pastrengo, primo guerra di indipendenza. Certo, lo so, però hanno la stessa assonanza. C'è Engo, sì, come Marengo e Pastrengo. Ce l'ho in culo e me lo tengo. No? Giovanni IX si spense nel gennaio dell'anno 900 e fu sepolto in San Pietro, nella antica basilica di San Pietro. Pietro. Ecco. Che era una cosa, era sempre lì nel Colle Vaticano, sì. Ma era una bellissima basilica più o meno somigliante alla basilica di San Lorenzo fuori le mura, sì. Che è appunto del 400 d.C. ancora è in piedi. Lì non avevano grande fantasia, ricordiamoci. No, quello era. E costruivano sulla misura delle basiliche dell'antica Roma, delle basiliche pagane, sapete. Allora. Nato da nobile famiglia romana, Sergio III, immagina un po' chi era questa nobile famiglia romana. Non te lo saprei dire. Due erano, una delle due, dimmi. Non te lo saprei dire. Quella del Tuscolo, la famiglia dei conti del Tuscolo, vale a dire i... i barbieri. I Colonna. Oh, ecco, esatto, bravo. Nato da nobile famiglia romana, discendente dei conti di Tuscolo, avviato la carriera ecclesiastica, fu ordinato suddiacono da Papa Marino, diacono da Stefano V e infine vescovo di Cere da Papa Formoso, che abbiamo visto prima, no? Il suo antagonismo filo carolingio, Franco, lo portò a tradire la fiducia di Papa Formosa fino a diventarne il primo antagonista ed il primo promotore della successiva causa intentata nel macabro processo del cadavere, per la quale fu successivamente scomunicato ed esiliato da Giovanni IX, come abbiamo visto lì prima. Sì. Sergio III fu consacrato il 24 gennaio del 904, dopo quasi 6 mesi di vacatio al soglio pontificio, cioè per 6 mesi non c'è stato il Papa, non si erano messi d'accordo. No, ma ci sono state anche delle vacanze durate 3-4 anni. Buona, qui! La sua elezione fu fortemente voluta dal giudice Teofilatto, braccio armato dell'imperatore Ludovico III di Provenza, che impose l'elezione grazie ai suoi poteri imperiali, in quanto Dux è... Oh, buona! Buona! Vai. Lei si erge protettrice del nostro luogo e abbaia i cani che vengono. Buona qui, qui, seduta. Allora, braccio armato dell'imperatore Ludovico III che impose l'elezione grazie ai suoi poteri imperiali in quanto Dux e Magister Militum, nonché sacri palazzi Vesserius, in pratica un Deus ex machina dell'imperatore stesso, seduta. Che riuscì a rispolverare antichi diritti imperiali sull'elezione papale. Con questo Papa il periodo medievale fu definito pornocratico. Mi pare giusto. Come l'abbiamo detto tante volte, ma qua adesso lo leggiamo, in quanto la lascivia dei costumi dettati e sfoggiati della famiglia di Teofilatto non ebbero paragone nei secoli. Teofilatto, altro che ma sì, lasciamo andare, su. Che oddio, il padre del Valentino. Non ci viene. Bonifacio, no. No, vabbè. Quello spagnolo. Lo so, vabbè. Mi viene sempre, io sbaglio sempre con Bonifacio. Allora, Teofilatto sposò infatti una prostituta di alto rango. Mi pare giusto. Teodora, simile con il nome anche con la Teodora del Bosforo, che in seno alla famiglia non seppe far meglio che avviare allo stesso mestiere. Effigiata nella cattedrale di Ravenna, ricordiamocelo, certo. Sempre. Teodora, che in seno alla sua famiglia non seppe far meglio che avviare lo stesso mestiere anche le due figlie, Teodora e Marozia. La famosa Marozia. No, ma Marozia è un personaggio importantissimo. Prostitute di Dio. A denunciare questi fatti fu proprio Liutprando, vescovo di Cremona, il quale attribuì... Il famoso Liutprando da Cremona. No, non quello, quello, un altro. Liutprando, vescovo di Cremona, il quale attribuì al pontefice il concubinaggio proprio con Marozia, dalla quale nacque il futuro Giovanni XI. E bravo Giovanni! Le trame a questo punto... Figlio di puttana, che è giustamente, mi pare come ovvio. Tutti i papi, lui in particolare figlio, certo. Di puttana conclamata.
Le tramme a questo punto si persero nella leggenda. Il dato certo fu che anche alla fine Marozia finì per con lo sposare Alberico di Spoleto. Più puttana è, più alto rango raggiunge. Ma è certo. Credo, signore di Camerino. Beh, che garantisce le amicizie, certo, dei circonvicini, no? Certo. Gli intrighi tra pontificato e nobiltà italica portò Ludovico III a vallicare nuovamente le Alpi al fine di riordinare la situazione cristiana, ma questa volta trovò sul suo cammino il plurisconfitto Berengario, perenne aspirante alla corona di re e imperatore di Carinzia e d'Italia. Esatto, questa volta Berengario, molto più agguerrito. Ludovico III fu sconfitto a Verona, abbacinato ed esiliato nella sua patria. In questo turbinio di malversazioni ed insidie, trame e congiure, Sergio III ispirò il 19 aprile del 911 e fu sepolto nella Basilica Lateranense. Ad Oriente, nel frattempo, si stava rafforzando sempre più la potenza dei califfi abbassidi. In quel periodo era appena salito al trono Ja'far al-Muqtadir del 908-932, duravano 25 anni le persone, ed egli, anch'egli un fervido sostenitore dell'Islam con la spada, ma di grandi vedute organizzative ed umanistiche. Di lui restano molteplici opere nell'Aragona di Spagna. Andiamo avanti, saltiamo quelli meno esemplari e arriviamo, eccolo qua. Stefano VII, figlio del nobile romano Teudemondo, fu introdotto nella vita ecclesiastica non essendo primogenito. Prima di essere eletto papa, fu saltuariamente cardinale nella diocesi di Sant'Anastasia. La sua elezione avvenne verso la fine del dicembre del 928, quando Roma fu totalmente nelle mani di Marozia, che nel frattempo aveva sposato in seconde nozze Guido da Spoleto, che era il cugino dell'altro, di Alberico, marchese della Tuscia. Dunque, un altro fantoccio nelle mani di questa ormai potentissima donna, le cui mire posavano addirittura gli occhi sullo stesso sodio pontificio, non per sé, come molti hanno creduto, ma per il proprio figlio Giovanni, già iniziato la carriera ecclesiastica. I giudizi di Marozia si sprecano. Non sarebbe una novità, no? No. Sappiamo che il soglio pontificio era retaggio di grandi famiglie di usurai. E mo ci arriviamo. Ecco. I giudizi su Marozia si sprecano e scorrono tra i più deprecabili e quelli più meditativi. Forse in cuor suo, amando Roma, l'unica sua vera aspirazione potrebbe essere stata quella di far prendere coscienza alla cittadinanza romana delle proprie capacità, liberandola definitivamente dalle mire feudali di chi che sia. Lasciamo questa parte qui. Probabilmente nato attorno al 906, Giovanni XI fu generato da Marozia, come abbiamo visto, no? Certo. Quindi amante di papi, madre di papi e nonna di papi, poi mi lo pare vediamo. Giusto. Fu generata direttamente in paradiso, subito. No, lei non l'hanno fatto santa. No. Ma c'è andata lo stesso. Amica personale della Madonna. Fu generato da Marozia, moglie e vedova di Teofilatto, nonché moglie in secondo nozze del principe Guido Dux di Toscana e dal pontefice Sergio III, del quale era stata amante. Mi pare giusto. Allevato come un principe, non seguì alcuna carriera ecclesiastica, né si sa dove possa... aver celebrato la sua prima messa. Giovanni XI salì sul soglio pontificio fra febbraio e marzo del 931. La sua figura non si poté comunque configurare come quella di un pontefice, piuttosto quella di un vassallo a disposizione della propria stessa madre. Marozia, rimasta ancora una volta vedova e privata dell'amante più importante, si dedicò totalmente alla riconquista del potere attraverso terze nozze con il re d'Italia, re Ugo di Arles, re di Provenza. A Giovanni XI fu imposta la celebrazione delle nozze che avvenne in Castel Sant'Angelo. Re Ugo arrivò alle porte di Roma con tutto il suo esercito e accampò le truppe fuori dalla cinta muraria. Ma l'arroganza di Ugo nei confronti di tutti indispettì la nobiltà romana che trovò cardine nel fratellastro del Papa, Alberico II, figlio di Marozia e di Guido di Toscana. Mi pare giusto. Nonché, anche perché quest'ultimo fu offeso durante un ricevimento ante nozze proprio dal futuro patrigno.
Le nozze furono comunque celebrate e Marozia stava solo concludendo l'ultimo passo per l'incoronazione ad imperatrice quando Alberico II, con una durissima arringa al popolo ed alla nobiltà romana contro la stessa propria madre e contro il neo patrigno, fece insorgere l'indignazione e in generale la sommossa. Mi pare giusto. Furono chiuse tutte le porte di accesso a Roma e l'esercito di Ugo fu completamente tagliato fuori dalle vicissitudini interne della città. Ugo riuscì a fuggire calandosi dalla torre Adriana di Castel Sant'Angelo, lasciando in mano degli insorti sia la moglie che Giovanni XI e portandosi appresso tutto l'esercito. Alberico II fu nominato Princeps Atque Omnium Romanorum Senator, appunto i senatori esistevano ancora, come dicevamo. Cielo. Marozia fu confinata in qualche sconosciuto convento, mentre Giovanni XI fu fatto rinchiudere al Laterano. A Roma fu stabilita una sorta di repubblica sotto l'egida di Alberico II, il quale assunse a sé tutto il potere temporale, lasciando ai religiosi quello teologico. Giovanni XI morì nel dicembre del 935, lì nascono e muoiono a raffica, come certo. Vedi, no? E fu appunto sepolto in San Giovanni in Laterano. Un settimo, io sto leggendo solo alcuni, così certo. A volo radente. Ah, ecco, Giovanni, giustamente i nomi di famiglia si mantengono. Allora abbiamo visto che c'era, il primo era Gregorio Sergio III, poi Giovanni XI, qui arriviamo a Giovanni XII, Ottaviano dei Conti del Tuscolo. 955-964, questo è campato, certo. 44 anni, certo. Molto a lungo. Alessandro VI, che non ce lo ricordiamo. No, mai. Non era Alessandro, Borgia. Alessandro VI, bravo. Parlano tanto di cronaca, parlano tanto di Alessandro VI, ma in realtà era uno come tutti gli altri che andava a letto con le donne, aveva dei figli. Per fortuna. Sì, e quindi hanno mantenuto la dinastia. Allora, Giovanni XII, nonostante gli editti e le bulle di qualche secolo precedente a proposito del cambio di nome, questo fu solo il secondo papa a cambiare il proprio nome dopo la propria elezione. In effetti non era altro che Ottaviano, si chiamava Ottaviano, nato attorno al 937, figlio di Alberico e probabilmente fratellastro di Alberico II, duca di Toscana. Piuttosto che un'educazione clericale, ebbe una comune introduzione al mondo della nobiltà dell'epoca. Verso i 18 anni, al massimo 20 anni, assunse la carica di Princeps et Senator di Roma. Negli altri due anni successivi e al preludio della massima carica cristiana, percorse rapidamente la carriera ecclesiastica, essendo stato nominato da suo predecessore Agapito. Papa Agapito, Agapito, prima diacono, poi prete e infine cardinale nel giro di due anni. Tutto il percorso ecclesiastico della procedura. Ottaviano, dunque, con il nome di Giovanni XII, salì al soglio pontificio il 16 dicembre del 955, riassumendo in sé sia il potere religioso che quello temporale. Con il pontificato di Giovanni, la cristianità raggiunse probabilmente uno dei più bassi livelli morali. Seguendo l'esempio del suo massimo esponente... Non lo credo che arriva dei più bassi livelli. Senti, ma questo... Sono sempre a quel livello lì. Questo è documentato, è diverso. Dunque, il pontificato di Giovanni la cristianità assunse probabilmente uno dei più bassi livelli morali. Seguendo l'esempio del suo massimo esponente, la prostituzione sia etero che omosessuale dilagò in tutti i ceti sociali. La società e la solidarietà vennero dimenticate per lasciar posto ai singoli appetiti individuali. La leggenda vuole che il pontefice ragazzo, che aveva appunto una ventina d'anni, no, ce n'aveva 18, 18 anni, a 18 anni è diventato padre. Senti che ti ha combinato questo. Sì. La leggenda vuole, dice una leggenda, ma in realtà ci sono, diciamo, anche opere scritte a supporto. La leggenda vuole che il pontefice ragazzo si sia comportato peggio di Caligola, avendo nominato al Senato un proprio cavallo, regalato sì. Vasi sacri a prostitute di più o meno alto lignaggio, fino a proclamare vescovo un bambino di 10 anni al quale particolarmente affezionato, fra virgolette. Altrettanto scellerata fu la sua condotta politica nel tentativo di espandere il suo dominio come qualsiasi principe medievale. Si scontrò contro armate ed uomini non del tutto spaventati dal suo modo di agire. La sua prima sconfitta venne presso Ravenna sì. Nel tentativo di
riconquistare l'esarcato, sì, per opera di Berengario e di suo figlio Alberto. La grave sconfitta gli procurò il sentimento della vendetta, pertanto al suo rientro a Roma si pose a capo della nobiltà filogermanica. Ottone, re di Germania, parliamo già degli Ottoni, che se la scambiavano con Rame, rientrato in... o Ottone o Rame, sì. Re di Germania, rientrato in Italia, accampò il suo esercito presso i prati Neronei il 31 gennaio del 1962, è stato il secondo Zug di Roma, il viaggio a Roma di Ottone. Rientrato in Italia, si accampò col suo esercito presso i prati Neronei il 31 gennaio del 1962 e il 2 febbraio rientrò in Roma per essere incoronato imperatore la notte del 13 febbraio. Dopo la partenza di Ottone, Giovanni XII cambiò nuovamente bandiera ed anche se con non apertamente riappoggiò gli indipendentisti e quindi Berengario. Sin dalla primavera del 1963 alcuni messi pontifici latori di missive anti-imperiali furono intercettati da cavalieri imperiali. Ottone diresse quindi il proprio esercito verso San Leo di Montefeltro, attualmente in provincia di Pesaro. Per contro Giovanni XII... San Leo, che è diventato che per il papato era una prigione. Era la prigione in cui fu imprigionato il veggente, il grande veggente. Il grandissimo veggente, ma fu imprigionato anche un grande rivoluzionario italiano, mio concittadino, Felice Orsini. Orsini, certo, quello che aveva tentato, ha attentato a Napoleone III. Terzo, sì, certo. Io sono andato a San Leo, anche tu ci sei andato. Certo, il sedicente principe siciliano, come si chiamava? Non mi ricordo manco il nome di lui. Quello che è stato imprigionato lì, comincia con la C, il nome. Certo. Quello che aveva le sestine, scriveva in versi il futuro. Sono tutti i suoi libri. Grande profeta. Grande profeta, sì. Vabbè, non ci viene in mente. Vabbè. Fino alla morte è stato lì. E dicono che invece si era... Io sono stato proprio dentro la sua cella. Anch'io. Era una cosa di un metro e mezzo al quadro. No, ma poi dall'alto, perché sì, era tutto chiuso, c'era nemmeno una finestra. C'era la finestra. Oh. In cima, ma lui non poteva nemmeno... No, ma lui c'era, ma non poteva vedere sotto. Ma c'era la finestra. In alto, e siccome era un cubicolo sotto, così... non poteva vedere in basso. Quando lo calavano dall'alto. No, c'era. Ti ricordi male, io sono stato una decina d'anni fa, c'è, cioè, visibile. Cagliostro, ecco, con la C me lo ricordavo. Cagliostro. Quindi alcuni messi pontifici, latori di missive anti-imperiali furono intercettati dai cavalieri imperiali. Ottone diresse quindi il proprio esercito verso San Leo di Montefeltro, attualmente in provincia di Pesaro, per contro Giovanni XII minacciò di scomunica l'imperatore a causa della sua invasione. Quello che gli facevano comodo. Li scomunicavano, se no. Comuno. Anatema su di te, anatema su di te, mortacci tua. E tutti a grattarsi, quando arrivavano sti anatemi, cazzo, mica erano tutti Enrico, capito? Si inginocchiava davanti a Matilde. E c'era gente che si incazzava. Ci arriviamo, Enrico, ci arriviamo. Allora, dopo la partenza del Ottone, per contro Giovanni XII minacciò di scomunica l'imperatore a causa della sua invasione. Alcuni emissari filopontificali riuscirono a fuggire da San Leo, volgendo a sud con un manipolo di cavalieri in cerca di appoggi politici presso la nobiltà meridionale, ma anche presso gli stessi saraceni e presso rappresentanti dell'impero di Bisanzio, sempre presenti ancorché in veste di commercianti. Ottone a questo punto diresse direttamente su Roma e si fece vedere sulla riva destra del Tevere, dove a fronteggiarlo vi fu proprio Giovanni XII montato a cavallo con corazza, elmo e cimiero dal colore delle insegne pontificie. A cavallo d'un cavallo, ricordiamoci. Dopo essersi posto in vista l'imperatore e il suo esercito, si ritirarono fino a scomparire, mentre la fazione imperiale all'interno alle mura stava già spaccando in due la città. Il 2 novembre 1963 Ottone entrò in Roma con un seguito di uno stuolo di vescovi e cardinali del nord Italia per indire un concilio, mentre Giovanni XII fuggì prima a Tivoli, che era un dominio loro, e poi in Corsica,
con tutto il tesoro della Chiesa, mica strozzo. È fuggito in bicicletta, ricordiamocelo. Il concilio produsse in effetti un atto di accusa gravissimo. Secondo la leggenda, ad egli furono imputati moltissimi capi d'accusa, oltre ad aver vilipeso il trattato cosiddetto del Privilegium Ottonianum, cioè il trattato del privilegio sulle elezioni papali, sì, da parte degli Ottoni. Il concilio produsse in effetti un atto di accusa gravissimo. Secondo la leggenda furono imputati omicidio, sacrilegio, falsità e infamia per aver invocato Zeus, Venere e gli altri demoni, incesto ed omosessualità. Scherzi, eh? Giovanni XII, informato dall'esilio del concilio, rispose con una scomunica perentoria ed alquanto sbrigativa, senza alcuna difesa per sé o per lo scranno occupato. Però ascolta, naturalmente Ottone e il suo clero di seguito sconfessarono la risposta di Giovanni XII e il 6 dicembre del 1963, dopo aver deposto eressero Giovanni VIII, cioè Leone VIII. Dal suo esilio l'ex pontefice riuscì comunque a fomentare alcune rivolte in Roma, sempre finite con un bagno di sangue, ma alla presenza di Ottone e del suo esercito diretto a Camerino. La rivolta capitanata dallo stesso Giovanni XII, rientrato dall'esilio, costrinse il neo eletto a trovare riparo presso Alberto di Spoleto, principe fidato dell'imperatore. Il 26 febbraio 1964, alla sola presenza di 16 vescovi, Giovanni XII convocò un nuovo concilio al fine di far dichiarare nullo il concilio precedente e dichiarare deposto Leone VIII. D'altronde gli apostoli erano 12, lui poteva farlo benissimo. 11 vescovi su 16 avevano precedentemente sottoscritto la deposizione dello stesso Giovanni XII. Reinsediamento, quindi il reinsediamento di Giovanni XII provocò moltissimi lutti e moltissime mutilazioni, prima che Ottone, dopo la celebrazione della Pasqua avvenuta in Germania, decidesse di nuovamente di muovere verso Roma, dove arrivò solamente dopo la morte dello stesso Giovanni XII. La leggenda vuole, sì, ricordiamo che c'aveva 24 anni, sì, che il suo decesso sia stato determinato dal marito di una certa Stefanetta. Ah, Stefanetta! Stefanetta, la quale, scoperta in tresca, la tresca in flagranza, non esitò a gettare Giovanni XII dalla finestra, provocandone la morte. E viva il Papa! Sempre la leggenda vuole che, nonostante tutto, il suo antagonista e successore abbia deposto la sepoltura in San Giovanni il Laterano. Perfetto. Allora, preso in castagna, ma comunque sia, in nobile funzione. Allora, aspetta. Allora, qui abbiamo Benedetto VI su Trino. Sì. Roma fu per lungo tempo luogo di empiti religiosi e imperiali, e tutti e due messi insieme. Benedetto VII, vescovo di Sutri, salì al soglio pontificale nell'ottobre 1974 dopo un ulteriore vacatio nella cattedra di San Pietro e solamente dopo la parentesi dell'antipapa Bonifacio VII. Allora, qui parliamo di Ottone II, insomma. Allora, altro fatto eclatante di questo pontefice fu il primo pronunciamento contro la simonia, il reato, sì, gravissimo, di conseguenza contro la vendita di immagini sacre o lasciti a favore dei presuli, preti o cardinali, cosa che oggi facciamo a 10 miliardi di euro l'anno, in nome della salvaguardia della propria anima, con il conseguente guadagno della vita eterna in paradiso, appunto con il concilio vita di Benevento eterna, sempre, del 1981. Vita post mortem. Allora andiamo avanti. Bonifacio VII. Prosegua, buon uomo. Sì, sto vedendo.
Oh. Qui siamo passati da Giovanni XII nel giro di una quindicina d'anni a Giovanni XVIII. Che sì. Vuol dire? Che ci sono stati altri sei papi o papastri chiamati Giovanni nell'arco dei vent'anni. O papocchi. Allora, tanto per parlare del predecessore, Giovanni XVII, Siccone, il nome vero era Siccone, nato a Roma dalla famiglia dei potenti Sicconi, anche loro usurai, fu eletto al soglio pontificio il 13 giugno del 1003, e morì a dicembre dello stesso anno. Mi pare giusto. La sua nomina fu dovuta essenzialmente... Ma loro hanno ripristinato, ricordati Giovanni Paolo I, certo. Hanno ripristinato questa tecnica. No, non hanno mai abdicato alla morte precoce dei papi. Fu eletto, la sua nomina fu dovuta essenzialmente alla volontà di Giovanni Crescenzio, patrizio romano e capopopolo nell'imperversare del caos più totale che investì tutto il Medioevo, figlio di quei Crescenzi precipitato da Castel Sant'Angelo sotto Papa XIV per volontà dello stesso imperatore Ottone III. Prima di prendere gli ordini era stato consacrato Papa la notte di Natale del 1003, salvo poi renderla urbis et orbis nei primi giorni dell'anno nuovo. Di profonda fede cristiana e di grande dottrina teologica, Giovanni XVIII promosse l'evangelizzazione e l'opera missionaria presso la popolazione slava, e il suo braccio armato fu sicuramente San Bruno, quello che passa per essere un santo era un vero delinquente, no? Tanto per dire San Bruno. Ma ti immagino. Andiamo avanti. Vabbè, qua bisognerebbe dedicare tutta una giornata, non ho avuto tempo di selezionare il materiale ieri, e quindi Giovanni XIX, romano, dei conti del Tuscolo, pure lui. Oh, loro ci hanno avuto, mi sembra, quattro papi, o cinque. Anche di più. O cinque, quelli ufficiali. Ecco. Fratellastro di Benedetto VIII, anche lui uno dei Tuscoli di Colonna, già console e senatore di Roma, lì cambiavi le cariche, certo, come ti faceva più comodo, come oggi. Dopo aver ricevuto rapidamente gli ordini sacri, fu consacrato pontefice con il nome di Giovanni XIX. Giovanni XIX, passato 18-19. Il XVIII era anche lui uno dei conti di Tuscolo. Teofilatto, anche lui era uno del Tuscolo, e Sergio III, anche lui era uno dei Tuscoli. Vabbè, certo. Andiamo avanti. Allora, e sempre a proposito del nepotismo, mentre il pontefice mantiene la carica di senatore, il papa che era anche senatore, sì, allo stesso tempo, il fratello Alberico assunse quello di console. Per quanto attiene la simonia, Giovanni XIX si stava addirittura per vendere il primato pontificale romano al patriarca Eustazio di Costantinopoli. Solo la sommossa dei vescovi occidentali lo fece desistere, ricavandone però un'insanabile frattura fra la Chiesa d'Oriente e quella d'Occidente, tant'è che i nomi dei papi non comparvero più nei dittici orientali. Dopo la morte di Enrico II, salì al trono di Germania Corrado II, detto il Salico, che fu prontamente riconosciuto e incoronato dalla primavera del 1026, anche ereditaria dal potente Ariberto, vescovo di Milano, a fine di ottenere alla larga le pretese della nobiltà romana. Corrado II iniziò quindi la discesa dalla penisola, soggettando via via tutte le città e le nobiltà locali fino a raggiungere Roma, dove fu ingaggiato dal pontefice che lo incoronò assieme alla moglie Gisella. Bisogna dire che Riccardo II aveva una moglie che si chiamava Cunegonda, così tanto per la cronaca, così mi è venuto in mente adesso. Cunegonda, detta la bella bionda. Il primo atto imperiale di Corrado II fu comunque la regolarizzazione e l'estensione del diritto romano a tutte le popolazioni imperiali, diritto che costituì quello longobardo in molte regioni, soprattutto al nord. Il pontefice
si spense negli ultimi mesi del 1032, fu sepolto in San Pietro senza lasciare grandi rimpianti, se non in Guido d'Arezzo, compositore e inventore della nuova scala musicale, sempre magnificato dal pontefice stesso. Dunque lui, questo è vissuto, vabbè, non c'è scritto, vabbè. Anche questo, Benedetto IX, Teofilatto dei Conti del Tuscolo. Teofilatto, il figlio di Alberico III, conte del Tuscolo, nipote dei suoi due predecessori, quindi era nonno e zio, e poi lui, salutò al trono pontificio con il nome Benedetto IX, alla fine del 1032 ancora in giovane età, probabilmente attorno ai 20 anni. Qualche storico come Raoul Glaber sostiene che egli avesse addirittura solo 12 anni al momento della sua incardinatura. Neanche a dire che la sua elezione fu un atto nepotistico vero e proprio, quasi a dimostrare che la cattedra di San Pietro fosse un qualsiasi altro trono da poter vendere o comprare, e dati i buoni rapporti tra la famiglia del Tuscolo e l'imperatore Corrado II, non dimostrò alcun interesse. Subito dopo la sua elezione, il potere fu esteso al fratello maggiore Gregorio, e che divenne senatore al posto suo. Da parte sua, questo pontefice si sentiva tanto sicuro da poter lasciare incustodito il sogno ogni volta che lo desiderasse. Una delle volte più evidenti fu rappresentata dall'incontro con l'imperatore Corrado II a Spello nel marzo del 1338. Spello, importante! Sì, al fine di scomunicare l'arcivescovo Riberto di Milano, che inveiva contro lo stesso pontefice per la sua condotta e contro l'imperatore, che voleva maggiori garanzie per i suoi vassalli. Corrado II diresse quindi verso il mediane della penisola, la parte mediana della penisola, dove rafforzò i presidi contro i Saraceni e i Greci, ma il suo esercito fu prontamente colpito da un'epidemia di peste e dovette quindi ripiegare verso la Germania. Corrado II contratto il morbo e gli stesso morì nel 1039, lasciando il trono al figlio Enrico III. Nel 1040 Benedetto IX si recò a Marsiglia per la consacrazione della chiesa di San Vittore e partecipare a un concilio che, contrariamente al comportamento di sua santità, titolava Tregua Dei, nella pace di Dio. La prima resa dei conti per questo papa venne alla fine del 1044, quando una rivolta popolare riuscì a rimuovere ed eleggere al suo posto Silvestro III. Ma già nel 1045 Benedetto IX riuscì a rientrare in Roma, quindi c'erano tre papi in quel momento. Riuscì a rientrare in Roma e a continuare le proprie malefatte. Alla fine del 1045 Benedetto IX decise di vendere la cattedra di San Pietro. Comunque era in vendita, è stata sempre in vendita. All'arciprete Giovanni Graziano, che divenne pontefice col nome di Gregorio VI. Sì. Mentre egli si ritirò nei possedimenti del Tuscolo, aveva fatto la grana che gli fregava. Molto probabilmente quest'ultima malefatta di Benedetto IX fu dovuta al cambiamento di aria portato dal nuovo re di Germania Enrico III, il quale, diversamente dal padre, ebbe fin da subito a cuore la riforma della Chiesa romana. Infatti, il 20 dicembre del 1046, Enrico III, disceso in Italia, indisse il Concilio di Sutri, famosissimo Concilio di Sutri, dal quale scaturì la deposizione di tutti i pontefici in essere e l'elezione di Clemente II, quindi arrivavamo quattro papi contemporaneamente. Nell'altro colpo di scena si ebbe nell'ottobre del 1047, quando, dopo il rientro in Germania, da cui la concessione di Sutri, ricordati che è avvenuta, certo, lì. No, è stato molto prima. Comunque, vabbè. No, quello di Sutri. No, è stato nel 709 addirittura. Altro colpo di scena si ebbe nell'ottobre del 1047, quando, rientro in Germania, Clemente II rese l'anima a Dio e Benedetto VII si riappropriò nuovamente del sogno per restarvi fino a luglio del 1048, quando fu cacciato dai legati imperiali che al suo posto elessero Damaso II. Cinque, siamo arrivati a cinque. È la moltiplicazione dei santi. Ritiratosi definitivamente a vita privata, Benedetto IX morì nel 1050 e fu sepolto al monastero di Grotta Ferrata a Frascati, monastero di San Leo. Monastero comunque di cristianità ordine orientale. Orientale, certo.
dove è ancora molto piacevole andare a sentire le messe, soprattutto sotto Natale, perché ci sono i cori orientalizzanti. Nota dell'autore: trattandosi di un unico personaggio, Benedetto IX, non verrà trattato alla stregua dell'annuario pontificio in ben tre distinti pontificati, ma essenzialmente in uno solo, seppur frammentato, come si può evincere dalla cronologia degli eventi. Pertanto la stessa cronologia pontificale, nel senso della catalogazione, assumerà una numerazione diversa. E a Venezia nel frattempo si succedettero nel frattempo due dogi, Domenico Flabianico e Domenico Contarini. Andiamo avanti. Della famiglia dei Contarini, aspetta, veneziani. C'è un pezzo di catarro qua che ho sputacchiato per, diciamo, schiarire la voce, ma un po' schifosa la cosa, vabbè, ma purtroppo è umano. Allora, Clemente II, che era stato nominato da Enrico III, era sassone, guarda caso. Invece Gregorio VII, che era eletto dal popolo, era romano, no? Giustamente, a prodomo sua proprio. E l'altro, Damasco, era bavarese, sassone bavarese. Questa è la famosa mondializzazione, certo. Anticipata dal papato. 1032, 1044, 1050, quegli anni là. Andiamo avanti, perché qua c'è, ho visto che siamo arrivati a Gregorio VI, arriviamo a Gregorio VII. Poi Benedetto X invece era borgognone, burgundo. Mi pare giusto. Perché? Perché c'era la mamma di Ottone III, che era già vecchia e voleva diventare santa, e per cui ha fatto diventare papa quella che l'avrebbe poi eletta santa, Santa Adelaide. È chiaro? Sì. Tutto in famiglia, ovviamente. Nel vero senso del doppio senso del termine, metaforicamente e anche effettivamente. Ma in famiglia, vabbè. Dobbiamo sempre salvare la famiglia, l'unità della famiglia. Andiamo avanti. Gregorio VII, altrimenti detto Ildebrando della Tuscia. Il nome dice un bel po' di cose, eh? Sì. Che dice? Dice che era parente con Ildebrando di Sovana. era Ildebrando di Sovana. Era Ildebrando, era, lo so. Era conte della Tuscia, certo. E quindi era imparentato con i Longobardi. Mi pare giusto. Era un Longobardo. No. E poi vedremo, è importante, poi vediamo che cazzo ha combinato. Allora, intanto era un uomo d'armi, non era un papa. Era uno che andava in giro con la spada altro che Giulio II. Giulio II era un apprendista in confronto. Allora, Ildebrando di Soana fu eletto papa il 22 aprile del 1073 in San Pietro, con il nome di Gregorio VII. Nato attorno al secondo decennio dell'anno 1000 nel territorio di Sovana, qua c'è scritto Sovana, in realtà è Sovana. Guarda che errori che fanno questi, vabbè. Sovana, io ci sono stato anche a visitare. Sì. Allora, Sovana è una bellissima cittadina medievale. Che sta vicino a, dove stanno le cascate delle terme di Saturnia, ecco, sì. Stanno vicino a Saturnia, in Toscana ovviamente, e c'è questa cittadina che è rimasta un borgo agrario nel corso dei secoli, è intatto nella sua morfologia, nella sua composizione, come un borgo medievale del 1100-1200. Non è il solo, è bellissimo. Per fortuna in Italia. Chi vuole ci vada, perché è un percorso. Fra l'altro, lì ci sono pure le tombe etrusche di Sovana, appunto, anche sì. Lì. La tomba di Ildegarda, cioè una tomba bellissima che si chiama di Ildegarda. Vabbè, andiamo avanti. Eh,
Allora, è nato a Sovana dall'artigiano Bonizzone della madre Betta, dicono, vabbè. Fu subito improntata alla religiosità, ma guarda caso, soprattutto per l'interessamento dello zio materno Lorenzo, abate del monastero di Santa Maria all'Aventino e successivamente di Giovanni Graziano, arciprete di San Giovanni a Porta Latina. Sì. Divenuto successivamente Papa Gregorio VI, questo arciprete San Giovanni, arciprete Giovanni Graziano. Alla morte di quest'ultimo si ritirò in monastero di Cluny, da dove fu richiamato da Papa Leone IX per essere affiancato nella riforma della Chiesa, della quale si è fino a questo pontificato descritto. Contrariamente a quanto disposto dal decreto di Niccolò II, che prevedeva l'elezione pontificia proveniente dal conclave dei cardinali vescovi, Gregorio VII fu invece proclamato papa a furor di popolo, perché il popolo ogni tanto, nonostante gli nonostante le invasioni degli imperatori, nonostante i colonna, nonostante gli spoletini e quant'altro, ogni tanto quando si incazzava di brutto faceva le sommosse ecco, questo per dire che quelle teste di cazzo che continuamente dicono che gli italiani sono un popolo di imbelli, di incapaci. Non è vero, perché il popolo italiano si è sempre ribellato. È dimostrato da queste sommosse continue in quegli anni lì in cui la gente soffriva la fame, col cazzo che respirava e dava retta ai potenti. Se li mangiava, li coceva a fuoco lento col coso, col finocchietto. Certo. Allora. E quindi in una di queste tante sommosse, a furor di popolo, e nonostante un primo diniego accomodato dal cardinale Ugo Candido, egli fu definitivamente consacrato il 30 aprile dello stesso anno. Enrico IV, il figlio del figlio, siamo partiti da Enrico II e siamo arrivati a Enrico IV, non ci mise molto a ratificare l'elezione di questo Papa, che riconfermò subito tutta la riforma, peraltro da lui stesso fortemente voluta, minacciando di scomunica a chiunque non avesse aderito alle volontà pontificali. All'imperatore le volontà del Papa furono comunicate da Goffredo di Lorena, detto il Gobbo, terzo marito di Matilde di Toscana, Longobarda. Diciamo un miscuglio, perché fra Longobarda, Sassone, non si capisce mai, dai. No, Lorentigia, pure la Lorena. E era appunto la Lorena, è sempre stata a fianco alla Toscana, no? Il Granducato di Toscana e Lorena anche per molti decenni. Nel marzo del 1074 Gregorio VII convocò il suo primo concilio a Roma, alla fine del quale furono scomunicati tutti i prelati in odore di simonia o di concubinato, perché lui voleva gente armata. Certo. Gente pronta ad armarsi. L'imperatore fu informato di tale decisione dalla stessa madre ed imperatrice Agnese, la quale si aggregò alla delegazione pontificia in vista delle terre germaniche. La contesa si innescò sul controllo dei territori e sul dissidio dei vescovi germanici, e qui entriamo nel capitolo la lotta per l'impero? Delle scomuniche reciproche. No, ma la lotta per le investiture. Investiture, bravo. Il dissidio dei vescovi, il Gregorio VII, che innescò il controllo delle territorie del dissidio dei vescovi germanici, che si può leggere lotta per le investiture, altrimenti detta, più famosa. Gregorio VII anticipò tutto a tutti, convocando un ulteriore concilio nel febbraio del 1075, il quale provocò un decreto che sosteneva la priorità assoluta del pontefice nella nomina dei vescovi e la scomunica di 5 prelati e relativi vescovi consiglieri di Enrico IV, ovvero la netta indipendenza del potere religioso, senza per questo rinunciare ai diritti territoriali ecclesiastici, laddove gli stessi territori venivano considerati patrimonio della Chiesa stessa con i propri sudditi in una sorta di regno teologico. La fermezza e la convinzione del Papa in queste questioni non provocarono solo malumori, ma dopo la sostituzione del cardinale Attone con Tedaldo a Milano, quello che voleva regnare sulla Lombardia,
il complesso dissenso del cardinale Gilberto di Ravenna, la situazione sfociò in una vera e propria sommossa antipontificia. L'insurrezione fu comandata dal cardinale Ugo Candido, lo stesso che aveva voluto la sua incoronazione, ed improvvisamente, forse per mano imperiale, divenutogli nemico, e capitanata dal prefetto Cencio, prefetto di Roma. Cencio. Era dei Cenci, la grande famiglia dei Cenci. Tor de Cenci era la torre di avvistamento dell'appropinquamento delle armate fino alla morte di gettato da Castel Sant'Angelo, chi era? Morte l'ultima erede dei Cenci, chi è stata? La signora Beatrice. Derubata dei suoi beni. Circa 7.000 ettari di latifondo che stava proprio alle basi del Tuscolo, nella piana che arrivava dal quarto miglio a Tuscolo. Quella che oggi è coltivata dagli eredi dei prigionieri fatti prigionieri nella battaglia di Lepanto, ricordiamoci sempre. Vabbè, qua oggi un cazzo, 1564. Sono stati portati lì. Sì, ho capito, ma non oggi. Tu hai detto oggi coltivata. Sono gli eredi. Ma quella no, popolazione contadina lì, vabbè, erano gli schiavi fatti schiavi nella battaglia di Lepanto. Vai a parlarli, vedi, la faccia è quella gente lì. Però sarà rimasto qualche superstite. Sì, lo so, c'è stata una grande inflazione sul mercato degli schiavi con l'apporto straordinario di quella, diciamo, vittoria sugli arabi che aveva raccolto che avevano raccolto decine di migliaia di schiavi e immessi sul mercato, inflazionando il mercato, ovviamente. E dal prefetto Cencio. Mentre Gregorio VII stava celebrando la Santa Messa la notte di Natale del 1075 in Santa Maria Maggiore, che allora era una delle basiliche più importanti, il prefetto con un manicolo di uomini ferì il pontefice sull'altare e lo arrestò fino a rinchiuderlo nella torre dello stesso monastero, il prefetto Cencio. Gli stessi cristiani che avevano voluto la sua elezione e che stavano assistendo alla funzione, dopo qualche ora di sbandamento riuscirono a riorganizzarsi e a liberare il Papa già il 25 dicembre stesso. Lì catturavano i papi come niente. Riuscirono a organizzarsi a liberare il Papa già il 25 dicembre stesso. Gregorio VII, liberato dalla torre, stava nella torre dei Cenci. Certo. Capito? Torre dei Cenci che c'è. È prospiciente a Castel Sant'Angelo, è dalla parte opposta del Tevere rispetto a Castel Sant'Angelo, proprio di fronte. Infatti io mi ricordavo che era vicino a Via delle Scimmie. Anche, certo. Liberato dalla torre, calmò la folla inferocita e riprese la funzione da dove era stata interrotta. Sia il prefetto Cencio che il cardinal Candido riuscirono a guadagnare il largo fino a rifugiarsi presso la corte di Enrico IV. Nel gennaio del 1076, cioè appena dopo, Gregorio VII invitò Enrico IV a conferire in Roma al fine di scagionarsi nei confronti della congiura subita. Enrico IV rispose invece che l'assemblea a Worms, la cattedrale di Worms, ricordiamoci l'importanza della cattedrale di Worms nei secoli, del 24 gennaio... Soprattutto per quanto riguarda lo scoppio della riforma. È certo, le 99 tavole, è certo. Dei confronti della congiura subita, Enrico IV rispose invece con l'assemblea a Worms nei confronti del 24 gennaio dello stesso anno, durante la quale il Papa fu messo sotto accusa perché attraverso Matilde di Canossa ed altre stregonerie era riuscito a convincere il popolo romano in una sorta di antiimperialismo. L'assemblea deliberò la disobbedienza e quindi da tutti i decreti papali e alle future deliberazioni. Il pontefice rispose attraverso il concilio del 2 febbraio in Laterano con la scomunica di Enrico II, pontefice, dunque di Enrico VI,
Enrico IV, no, si sono sbagliati a scrivere, con lo scomunio di Enrico IV, alla presenza della madre, imperatrice Agnese, e di Matilde di Canossa. Secondo la cronaca, l'anatema papale, appunto, anatema su di te, certo, colpì con la morte molti dei consiglieri imperiali, tra i quali l'arcivescovo di Utrecht, la modalità araba attualmente islamica, che ti condanna a morte, e chiunque ti condanna a morte va nel Valhalla, nel paradiso, come si chiama? Non mi ricordo più, vabbè, il paradiso dove incontra l'Euri. L'Euri, esatto, bravo. Allora, tra i quali arcivescovo di Utrecht e lo stesso Cencio, ex prefetto di Roma, con la conseguenza che i principi e tanti altri vassalli, duchi, marchesi e conti, antagonisti alla dinastia dello stesso imperatore, si ribellarono e si autoconvocarono in Augusta per convincere il re imperatore ad abbandonare l'eventuale intento di una lotta fratricida. Superando la scadenza dell'ultimatum previsto del 2 febbraio del 77, Enrico IV, con il proprio esercito, diresse verso Roma e giunse nei pressi di Mantova la mattina del 25 gennaio dello stesso anno, laddove il Papa era in visita e prontamente rifugiato presso il castello di Matilde di Canossa, la quale, bisogna ricordare, era anche l'ufficiale amante, era la concubina ufficiale di Gregorio VII, che qua non so se lo dice, ma lo diciamo noi. Enrico IV dovette rimanere per 3 giorni e 3 notti sotto la neve ed il gelo prima di essere ricevuto dal Papa, al quale stava andando a chiedere clemenza e del quale riceverà la comunione, da cui il detto ci rivedremo a Canossa. Canossa. E allora, da dire che Canossa non esiste più nel frattempo. Il castello di Canossa è completamente rudere, non c'è più neppure il borgo, niente, è stato completamente dimenticato dalla storia. Enrico IV, nonostante la revoca dell'interdizione papale, al suo rientro in Germania trovò il clima piuttosto ostile. La nobiltà, in sua assenza, aveva nel frattempo decretato re ed imperatore suo cognato Rodolfo, duca di Svevia, quando l'imperatrice Agnese moriva il giorno di Natale del 1077, cioè approfittando del fatto che non c'era nessuno, che la reggente era la madre di Enrico IV, questa Agnese santa, Sant'Agnese, proprio la Santa Agnese. No, che... la Santa Agnese è quella dell'antichità, fu martirizzata. Anche lei è diventata santa. Sì, vabbè. Le lotte fratricide all'interno delle reali iniziarono subito dopo per terminare solamente nel 1080. Le trame, le battaglie, le usurpazioni, anche tra consanguinei, non ebbero termine. Per Enrico IV le vittorie arriveranno una dopo l'altra fino alla morte del suo più acerrimo nemico, il cognato Rodolfo, avvenuta sulle rive del fiume Elster, dopo una sanguinosa battaglia avvenuta il 15 ottobre del 1080. Il re o imperatore si presentò sotto le mura di Roma nell'aprile del 1082, dopo essere entrato nella città leonina e assediato Castel Sant'Angelo, dove Gregorio VII si era rintrincerato. Quindi avvenne essenzialmente per il tradimento della nobiltà romana, esclusa sin dall'inizio dalle elezioni di questo Papa, capito? E certo. Tutto un barcamenarsi di lotte fra questi tre poteri. Roma, il popolo di Roma e le dinastie nobiliari romane, la Germania e il papato. Questo trittico. La stessa nobiltà si fece garante della volontà di Enrico IV, salvo poi smentirsi, fu quindi un andirivieni delle truppe imperiali attraverso Roma, fino a che Enrico IV non decise di insediare un nuovo papa, Clemente III, ovvero il patriarca Gilberto di Ravenna. Inutili fino a questo punto furono gli sforzi di Matilde di Canossa, che per finanziare e mantenere il Papa era riuscita a vendere persino le dorature del proprio castello. Il 24 marzo 1083, ignorando completamente l'assedio di Castel Sant'Angelo e quindi la presenza di Gregorio VII, Enrico IV entrò a Roma con il proprio esercito, decretando Papa a quel punto Clemente III, dal quale lo stesso giorno si fece incoronare imperatore. A quel punto intervenne il normanno
chi era il normanno per antonomasia? Roberto? Il Guiscardo. Bravo, bravo, bravo. Sei promosso, bravo. Roberto il Guiscardo, che era un normanno di Sicilia, ricordiamolo. Certo. Non un normanno di Normandia. Normandia, ecco. Di Normandia. O di Inghilterra, a tutt'al più. Roberto il Guiscardo, il quale liberandosi liberatosi temporaneamente dai saraceni, condusse il proprio esercito verso Roma, rispondendo così all'appello lanciato dal Papa ben 2 anni prima. Il 27 maggio da Porta San Giovanni entrarono i normanni capitanati, quello che è successo con i normanni, parlano del sacco di Roma chi era? Di Carlo V. No, prima, il primo, quello del 409. Adesso te lo dirò al momento. Vabbè. Di Alarico. Ah, Alarico, bravo. Promosso, 7 più. Entrano i normanni capitani Roberto il Guiscardo, che dopo che sei giorni prima, ovvero preventivamente, Enrico IV abbandonò il campo assieme al suo antipapa, rifugiatosi a Tivoli. Il 30 maggio si rifugiano a Tivoli perché Tivoli era feudo loro, ok? Certo. Il 30 maggio tutta la nobiltà antipapale fu massacrata ed un vastissimo incendio si propagò dal Colosseo al Laterano, distruggendo case, chiese e monumenti. Le devastazioni prodotte dai normanni infliggono un ulteriore colpo alla credibilità di Gregorio VII, nonostante questi avesse tentato in ogni modo di fermare le violenze. Perduta la propria credibilità, nessuno ha fatto quello che hanno fatto i normanni. E poi non è vero che solo Alarico ha assediato e messo a sacco Roma, hanno fatto in tante epoche diverse. Ma certamente. Non una volta, anche i tedeschi nel 44, ricordiamocelo, tanto perché, o i francesi nel 48, nel 1848. Certo, 49, scusa. Fu costretto a seguire, dunque, perduta la propria credibilità, il pontefice fu costretto a seguire le orme dei devastatori e a rifugiarsi a Salerno, dove morì il 25 maggio 1085, le sue spoglie prima deposte in un sarcofago del III secolo. Nel 1953 furono traslate in una nuova urna nel 1953, sempre all'interno della chiesa di San Matteo in Salerno. La sua canonizzazione, ascolta, in quanto uomo libero et puro, soprattutto puro, attenne nel 1606, da qualche amico suo, ovviamente. Ma certamente. Probabilmente le voci che corsero sulle relazioni con Matilde di Canossa non furono del tutto barbine. Nell'insegna di fate quel che dico, non fate quel che faccio. Mi pare logico. E vabbè. Anche questo, Vittore III. Matilde da Canossa è una virago, ricordiamocelo sempre, quindi teniamo presente questo. Allora, ascolta fattore. Un attimo, ascolta, questa è troppo bella. Vittore III, Dauferio di Benevento. Allora, aspetta un attimo. Al secolo Desiderio, nato a Benevento ed abate della Basilica di Monte Cassino, egli fu proposto dal principe Giordano di Capua, ma fra i suoi sostenitori vi fu anche Matilde di Canossa, non certamente poco importante all'epoca, dopo la debacle di Enrico IV presso il castello di Canossa. Figlia di Bonifacio, in quanto figlia di Bonifacio, marchese di Toscana, era appunto il marchese di Toscana, mi ricordavo bene, e di Beatrice di Lotaringia, sposo di Goffredo il Gobbo, Duca di Lorena. No, volevo trovare una connessione. Ma...
No, anche questo è un personaggio che vale la pena, ma non è il caso di affrontarlo adesso perché... Ah, prima avevo detto che mi sono sbagliato fra Gregorio VII e Pasquale II. Perché, Pasquale! Sì, perché Pasquale II è quello che è nato vicino a Saturnia, adesso non è, Sovana. Pasquale! Era nato Raniero, è stato monaco a Vallombrosa, all'abbazia di Vallombrosa, famosissima. E poi al monastero di Cluny. Certo. Porca miseria, se mosche. Era stato ancora durante il pontificato di Gregorio VII, inviato dall'abate Ugo per trattare questioni di monastero, giunto a Roma il pontefice ammirò così tanto questo monaco e lo creò cardinale e lo trattenne a Roma, appunto Pasquale II. Il pontefice morto Gregorio VII, Raniero sotto Urbano II divenne il suo legato in Spagna, scomparso anche Urbano 15 giorni dopo. Clero e popolo elessero appunto Raniero come portandolo alla chiesa di San Clemente, dalla chiesa di San Clemente dove lui lo verava, diciamo così, alla basilica di San Giovanni il Laterano. Il 14 agosto lo consacrarono Papa in San Pietro, portandolo di peso perché lui era piuttosto avverso a questa impegnativa nomina. Forse perché era cosciente delle tensioni per la lotta che si stava verificando per le investiture ed era convinto di non avere né la fermezza di un Gregorio VII né l'energia di un Urbano II. Infatti il suo pontificato iniziò subito una serie di contrasti per le manovre insidiose del partito imperiale che seguitava ad eleggere un antipapa dopo l'altro e una serie di lotte perché fin dal primo momento a Raniero gli venne fuori una sorprendente indole impetuosa e combattiva, cosicché ben presto gli avvenimenti ridussero in lustro il suo pontificato che ebbe l'appoggio del partito papale romano, forte del successo ottenuto con la prima crociata di Urbano, oltre all'appoggio di Matilde di Canossa. Uniti l'uno all'altra, avevano allora il predominio in Italia. In Germania lo scomunicato imperatore IV era ovviamente ostile alla nomina di Raniero, eccetera, eccetera. E lui e il clero tedesco erano sostenitori degli antipapi, soprattutto di Clemente III, che alla morte di Urbano II e quindi prima dell'elezione di Pasquale, convinto di salire sul soglio, in attesa si era rifugiato in Albano con l'appoggio dei conti della Campania, che non erano i conti del Tuscolo. Ma Pasquale, appena eletto con l'aiuto delle soldatesche normanne, riuscì riuscì a farlo sloggiare da Albano. Clemente III fuggì quindi a Civita Castellana, dove però l'anno dopo morì, l'anno 1100. Non si arresero i suoi seguaci filo tedeschi, che a Roma non mancavano, ed elessero un altro antipapa col nome di Teodorico. Ma anche questo, pensando che era meglio rifugiarsi in Germania nel tentativo di lasciare Roma, fu fatto prigioniero da seguaci di Pasquale e rinchiuso nel monastero di Cava dei Tirreni. Alla stessa sorte toccò al suo successore nella primavera del 1002, un certo Alberto, che ha appena eletto, qua parliamo tutti di papi, certamente, tutti tanti papa, che avevano eletto, finì catturato e confinato in una torre e poi rinchiuso nel monastero di San Lorenzo in Aversa. Se il Vaticano è importante oggi è perché è un'entità che è più politica che religiosa, assolutamente, e che comanda oggi come comandava una volta. Esattamente. E se oggi il papato ha il numero di ambasciatori più alto di tutti gli altri paesi, compresi gli Stati Uniti, che ce ne hanno 10 di meno. Esatto. E se gli ambasciatori
sono stati nominati gli ambasciatori del Papa, i decani del corpo degli ambasciatori, cioè sono quelli che parlano a nome del gruppo, di tutti gli altri ambasciatori, c'è una ragione che è legata alla potenza e alla politica di potenza che questa entità ha sempre fatto. Allora, qui tralascio perché è troppo lungo, anche perché l'argomento si complica molto, perché poi incominciano con le crociate, incominciano